Daniela Mauro per commentare questo 2-0, perché per gran parte del match avevate costretto il Pescara a non giocare da Pescara. Poi cosa è mancato? Ma direi l'episodio un po' ci ha penalizzato, la partita è stata equilibrata, quindi fino a 7-8 minuti alla fine pareggio era il risultato più giusto, c'è stato grande equilibrio in campo, non c'erano state grandi occasioni da gol. Purtroppo abbiamo preso una ripartenza, è stato un rimbalzo lì tra il nostro difensore e Cuppone, la palla è andata a De Marco, mi sembra che si è trovato solo davanti il portiere, è stato un episodio che ci ha penalizzato, però la squadra è stata in partita fino al 2-0, quindi ho poco da rimproverare ai ragazzi, hanno tenuto testa al Pescara, il Pescara ha creato pochissimo, e abbiamo chiuso tutti gli spazi, siamo ripartiti, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Purtroppo gli episodi in questo momento non ci sono favorevoli. Diciamo che fino al gol di De Marco avevate concesso una sola giocata al Pescara, proprio la verticalizzazione di De Marco per Merola. Merola lì non è stato bravo a controllare quel pallone. Per il resto avevate fatto proprio la partita che aveva preparato, no? Sì, la partita era questa. Ha avuto anche un attimo prima forse la palla con Sanniboli che poteva calciato in porta, non ha trovato lo specchio. E quindi forse si sarebbe accorto che magari in area c'era soltanto Shakir e poteva buttare la palla dentro a porta vuota. Però è un episodio, ripeto, io guardo sempre la prestazione. C'è grande equilibrio, commentare un 2-0 faccio fatica perché la partita è stata equilibrata. L'ultima da parte mia, prima di una domanda da studio sull'analisi della partita. La vostra pressione a tratti anche asfissiante sui portatori di palla del Pescara per non permettere ai biancazzurri di giocare e poi cercare di ripartire, l'aveva preparata così? Sì, l'impostazione della gara era questa, l'abbiamo fatto molto bene, forse meglio il primo tempo, secondo te un po' siamo indietreggiati qualche metro, però tutto sommato abbiamo rischiato pochissimo e quindi la partita era questa da fare, l'abbiamo fatta e quindi non nulla da rimproverare ai ragazzi. Una domanda per il tecnico del Pineto, Amaulo da studio, Massimo o Fabio? Sì, ha ragione Amaulo perché insomma ha costretto il Pescara e il Pineto a giocare sotto ritmo, soprattutto nel primo tempo. Fabio, la domanda per il mister? No, beh, chiaramente sulla partita avete detto tutto voi e condivido in pieno l'analisi del mister. Volevo chiedere al mister come si esce da questo periodo, magari solo un po' sfortunato o c'è qualcosa da cambiare? Ma è un periodo difficile, lo sappiamo, e ci sono di ritorno, sapevamo che iniziava un altro campionato e portare via risultati positivi non è facile. E come ho detto prima, un attimo, in questo momento gli episodi non sono favorevoli, però la prestazione è stata buona, sicuramente è migliore di quella domenica scorsa contro il Rimini. Domenica scorsa abbiamo portato via un pareggio e invece oggi non abbiamo portato a casa niente con una prestazione migliore. Noi dobbiamo continuare a lavorare e fornire prestazioni di questo tipo sperando che l'episodio ci sia favorevole, perché tanto poi un campionato così equilibrato si va sempre alla ricerca dell'episodio favorevole.